nasce il terzo polo industriale, con progetti che riguardano Vittoria, Comiso, Santa Croce e Chiaramonte Gulfi. L'area industriale di Santa Croce Camerina andrà in gara il 19 dicembre. Nei primi mesi del 2012 l'Urega bandirà la gara per la realizzazione dell'area industriale di Vittoria, che sorgerà alle spalle del mercato ortofrutticolo su un'area di 130.000 metri quadri. Permetterà di realizzare 15 capannoni e per questo verranno utilizzati 2 milioni provenienti dai fondi ex Insicem. Entro l'estate è prevista la gara per l'area industriale di Chiaramonte Gulfi, mentre in un futuro non immediato si realizzerà una grande area industriale baricentrica tra l'autoporto di Vittoria e l'aeroporto di Comiso. Tutti i progetti sono stati presentati questa mattina a Palazzo Iacono. Complessivamente parliamo di oltre 300.000 metri quadrati, 130.000 metri quadrati subito a Vittoria, che entro i primi tre mesi del prossimo anno andranno a gara a un bando gestito dall'Ureca. Il 19 di dicembre apriremo le buste per quanto riguarda l'area satellite di Santa Croce, che sono circa 100.000 metri quadrati, e nei tre mesi, speriamo nella prima estate del 2012, apriremo le buste per Chiaramonte Gulfi, che sono altre 100.000 metri quadrati. Vista l'apertura dell'autoporto, dell'aeroporto e del porto, ritengo che sud-est, se noi ci prepariamo, possiamo fare una bella operazione di marketing territoriale, perché offriamo a bassi costi area industriale, artigianale e commerciale per chi vuole investire e deve investire integrandosi con la nostra economia. Il versante ipparino, finora penalizzato nella ripartizione dei fondi e nella progettualità dell'ASI, ora potrà contare su progetti importanti. E finalmente si realizza un obiettivo nei cui confronti da 20 anni la città attende, cioè la realizzazione di un'area industriale, da cui tradizionalmente Vittoria è rimasta esclusa.